24 aprile 1915. In seguito all'arruolamento di un gran numero di armeni nell'esercito russo, il governo dei giovani turchi ordina numerosi arresti all'interno delle comunità armene, cominciando da quella di Istanbul. Cominciano le marce della morte, deportazioni verso il centro dell'Anatolia, che coinvolgono 1.200.000 persone, massacrate dalle milizie turche o sfinite dalle malattie o dalla fame. Il 24 aprile è il giorno in cui gli armeni commemorano il genocidio del loro popolo, genocidio non ancora riconosciuto dal governo turco. Nel 1915 a Istanbul avviene la retata di quegli intellettuali armeni e anche di rappresentanti religiosi per cercare di togliere quelle guide del popolo armeno che in quella città risiedevano. Questa è la data d'inizio del nostro genocidio. Da quel momento le stragi si susseguiranno e così anche i massacri che provocheranno dal 1915 fino al 1922 quello che viene chiamato in armeno il Mez Yerern, cioè il grande male, che oggi definiamo col termine genocidio. I sopravvissuti, che miracolosamente si salvano, a cui è di fatto impedito a far ritorno nelle loro terre, vanno a formare quella grande diaspora del popolo armeno. Vanno inizialmente nei paesi limitrofi, quindi confinanti con l'Armenia, che sono i paesi del Medio Oriente, e mentre una parte degli armeni sopravvissuti si riverserà nelle frontiere più orientali, andando a popolare quella che poi sarà la Repubblica Socialista Sovietica d'Armenia e poi che diventerà nel 1991 in una repubblica indipendente, appunto la Repubblica d'Armenia di oggi. Non dimentichiamo che questo è considerato il primo genocidio del XX secolo ed è un genocidio che dal 1915 ad oggi tutti i governi turchi, compreso quello attuale, negano. Quindi un genocidio negato, e la negazione per noi è una grandissima sofferenza che si aggiunge a quel 1,5 milioni di perdite di uomini e donne e bambini armeni che sono stati così trucidamente uccisi dal 1915 nel corso del nostro genocidio. Io, come tanti armeni in diaspora, ci auguriamo che il governo turco finalmente riesca a fare questo salto di qualità, a riconoscere questo genocidio, anche perché è un atto dovuto proprio se la grande Repubblica di Turchia vuole far parte della grande famiglia europea.